Approssimativo. Questo gioco è approssimativo. The Bible Exodus. Che poi c'è sta musica rubata. Se ti voglio far notare una cosa che a me triggera tantissimo. C'è lo spazio vuoto tra New Game e Options ingiustificato. No, guarda, wow, questo è peggio ancora. Non sono scritte sullo sfondo, sono font. A parte il fatto che sono tutte scritte diverse, e a me sta cosa, sto fatto qua che sta spostata, c'è poco spazio su e più spazio giù, c'è scritte che vanno su e questa vicino al back, è una cosa che, cioè, uno che poco poco ci capisce, a parte la musica che, madonna di Dio, però poco poco uno ci capisce di grafica, cioè, il sangue dagli occhi. Però se tu capisci di grafica, però noi capiamo di giochi più che altro, quindi io direi... No, però... qua non devi essere un grande esperto per capire che c'è un problema. Uno dei tanti. Se sei un cane, capisci che c'è un problema. Se sei un esperto, capisci che ce ne sono 38. Però tu shalt not take the name of the Lord, the thy God in vain. Ah, ho capito chi l'ha fatto. Quella la stessa regista delle caprette. Ah, no. Non è la montagna giusta, Giuliano, quella cosa là. C'è un disco volante. Questo è palesemente un disco. Dan and Neftali and also the camp. Vabbè, stanno leggendo passi della Bibbia, credo. Sì. Li tradurrei volentieri, ma sono scritti in una maniera che... Vero? Io non capisco. Capisco un cazzo. E Giuseppe morì. E così tutta... E pure Betlemme, credo. And the children of, e i figli di Israele sono privi di frutti. Fruttuosi. Fruttiferi. Fruitful. E hanno incrementato abbondantemente qualcosa. E hanno... Ma che cazzo me ne frega a me della Bibbia, fate di giocare. Vabbè, ma non è un gioco, questa è un'esperienza mistica. No. È sacra più che mistica. Ma sì, ma New Game c'era scritto, no? Maremma di Dio. Ex 1 2, che significa? Cioè, ex, ho avuto due ex. Sì, una, cioè ex 1, ex 2. Praticamente in questo gioco non c'è le vite, cioè le ex fidanzate. Ma che... Ti dice che là poi mori due. Però volte. È un bellissimo concept, posso dirtelo. Tu non hai le vite, hai le ex fidanzate. Non è male. Tu per vivere devi avere delle ragazze per un tot di tempo, altrimenti muori. Poi ti innamori di quella e non vuoi cambiare e muori. Che storia d'amore bellissima. Posso dire che... Vedi che mi date al cazzo! Dio buono! Senti, su Kabashibori a fare un gioco così, schermata ferma con inquadratura di merda e un sacco di rotture di coglioni in alto a sinistra. Bel concept, complimenti, pare Cyberpunk. Almeno a Cyberpunk potevi girare la camera. Almeno c'è un po' di fregna su Cyberpunk. Tanto la tastiera la deve cambiare perché rompe il cazzo. Scrive lei a rotta. Senti che musica! Ti sta bene i sonni? Mi sta agitando. A me sta bene i sonni. Non da quando mi sta agitando. Questo qua non ha fatto altro che prendere, copiare e incollare i passi della Bibbia in inglese e l'ha messi lì che si alternano. Sta sfumando la musica? Magari succede qualcosa, fermo. L'unica cosa che vedo avvicinarsi oltre ai miei coglioni che stanno per arrivare qui è questa roba qua. Mo ci metto il puntatore. Sta diventando un vaso. È un vaso schiacciato. Vedi che sta salendo? Vedi che sale? Arriva? Che cos'è? Un blob? Una medusa? Sembrerebbe Gesù. Una medusa al contrario. Oppure è semplicemente la luna che sta in gelo e si rifrange nell'acqua. E se invece fosse il riflesso della puttana della mamma sviluppata? Deve essere molto grande. Ma io se ci avessi davanti lo sviluppatore lo picchierei. Giuro su Dio, guarda. Io non ho mai visto una cosa così. Cioè, sì. 4,99€ l'ho pagato, ma di mazzate in faccia gli do. Mi piglio pure le denunce. S di skip non funziona. S di stronzo. V di vaffanculo, nemmeno. Non sappiamo come. Comunque che si... cazzo è? È un vaso, una cesta. Ah! È una cesta di Dio!
Quindi no, c'è Gesù lì dentro. No, non c'è Gesù. Chi cazzo è Mosè, che quello sulla cesta? Era Mosè con la cesta di Dio. Mo sta arrivando Mosè. Guarda che bel modello tridimensionale di cesta, qua. Sta l'adesivo della cesta sull'acqua. Ma tutto sto tempo, ma questi sono 40 anni nel deserto, sono fatti a guardare. Tra l'altro con una prospettiva che non è di questo mondo. Sta impennando la cesta. Mosè c'ha la velleità da motociclista. Un disco volante. Maremma, madonna, maremma. L'intro più brutta dell'universo la vince questo. Assolutamente. È la cosa. Posso fare qualcosa? È arrivata la cesta, ci devo cacare dentro. Beh, mo è arrivata la cesta. Adesso inizia la storia, mo te la raccontano tutta, tutta, tutta. And the pharaohs, la figlia del faraone disse: già avete rombo cazzo questi cose così. Allora, chiunque abbia fatto sta cosa, credo sia un invasato. Deve aver detto: no, devo far conoscere la religione ai giovani perché non se ne interessano. Ora faccio un videogioco con il loro linguaggio. Beh. Ma ci sta un caricamento. Che cazzo è successo? Sconfiggi i soldati. Perché è diventato un action? Madonna. Perché non lo è sempre stato? Madonna. A parte che flutto. Ma gli vado dietro a questo. Ha! Oh, no. Ma hai sentito che c'è uno strano reverbero? Dressed as green. Sconfiggi il soldato vestito di verde. Tu hai accoppato un poveraccio. No, mo li vengono tutti quanti invece. Non vuoi sapere niente. Com'è il combat system? Stavo te lo faccio proprio. Livello The Witcher 3? No, guarda. Si chiama livello pattinamento sul ghiaccio. Agilissimo, è una serpe questo tuo avversario. Adesso lo faccio aggrare a questo verde. E questi due combatteranno contro di me. Come voleva si dimostrare, bimbo. Ma perché? Poi hanno lo stesso pattern, quindi non si picchieranno mai. Ah no, si picchi. Ce l'abbiamo già rotto, capite? Vabbè, ma questo è facile. Cioè, era proprio palese. Cioè, mi sa quelle cose tipo Naruto, quelle robe. Ah, usa le mie stesse tecniche! Ma poi guarda con... mi aggrada. Ah no. Ah no, gli ha fatto la finta. Qualcosa mi dice che questo sia abbastanza complicato da fottere. Ma questo vestito di verde è più grosso, no? Non è che è tipo una rappresentazione di Davide e Golia. Ma poi volevo prendere qualche altra, non so, le lance, le cose. Ma chi è che fa quei pezzi? Congratulations, you are ready to continue. Guarda, okay. Quello che si è fuso col tavolo. Madonna, io ti vorrei far provare. No, vai tu. È bello. Vai tu, ma sento il rumore delle pressioni e vedo quello che c'è a schermo e sembra che stia a fa finta di giocare. Until his 40 years, Moses lived the most part of his... He's to the same studies and the prince there. Che cazzo stanno facendo quelli? Guarda là sotto cosa succede. He learned about the gods of Egypt. He was instructed on the fight. Ma tu te ne immagini una rissa dove c'è qualcuno che fa le capriole ogni tanto? Guarda là. Oh, shalt not kill! Questi caricamenti sono devastanti. The fact that... Sempre Mission 1. Prima era Mission 1, poi Mission 1. Posso rompere il gioco? No. Dai, papà. Dai, vai. Voglio vedere come si evolve la storia. Come si evolve? Dimmi come si deve evolvere. Te la sei letta la Bibbia? A un certo punto arriva Sodoma e Gomorra. Ma sai che credo che leggere la Bibbia
sussurrandosi a meno soporifero di giocare. Guarda, quelli si stanno a menare per i fatti loro. Vabbè, voglio provare a vedere una cosa. No, ce l'hanno solo con te. Ah, non si picchiano. Ma hai un tasto per ripararti? Sì, il destro, guarda. Chi è qui? Questo è il boss di fine livello. Vabbè, è molto semplice in realtà. Chiedi aiuto agli altri uomini. Beh, intanto che loro fanno i cazzi loro, io mo giro un po' per la mappa. Vabbè, ma il deserto è grande, eh. Dota B. Io secondo me c'ho un presentimento che sto deserto è un po' piccolo. È una... sai quelle cose piene di sabbia per far giocare i bambini? È così. Tanto guarda lì che succede, si salgono addosso, si rotano. Ma respawnano, come faccio io? Ma io dico, ah, ma là si può andare. Questa è una strada. Volevo vedere dietro le rocce, scusa. Ragazzi, vi stiamo presentando il presepe. Però c'è scritto defetta dei enemy. Ma magari andando lì tutto finisce, la guerra si interrompe. Se cadi nell'infinito però... Impossibile, perché sei bloccato. E c'è quello di colore che secondo me è forte, mo vado dagli amici miei. Stanno bullizzando uno. Ma secondo te c'è qualcuno sulla faccia della terra che ha apprezzato sto gioco? Non lo so, però possiamo indagare, perché non ho letto di recente, credo non ce ne fossero. Ok, dopo un combattimento stupendo, siamo arrivati qui al cospetto di Ramsete Nono. No, questo è quello prima, Ramsete Nonno, scusami. È tutto sbagliato. C'hai i capezzoli in un posto strano, eh. Ma è apparito, Siri? Che ti sei perso un'apparizione di Mosè, credo. Sto a piangere. Ma sembra un film di Méliès, che cazzo di sparizioni so! Zippora. Raga, io vorrei quasi leggermi, però... Io non capisco niente, ti giuro. Perché è la Bibbia, questo è un copia e incolla della Bibbia, quindi è scritto vecchio, antico. And it came to pass in process of time. And their cry come up to God by reason of the... Senti che musica invadente, rompicoglioni. Ma cosa... Iram am I? Draw not me knighted. Ma io a questo punto non sono sicuro che sia scritto decentemente, eh. Perché questo l'ha scritto lui. Mentre quello era un copia e incolla. Guarda che bella idea, sto spalmato. Cioè, ma tu ti rendi conto che due coglioni? Ma io mi sto pentendo di averlo comprato. Cioè, renditi conto che... ho detto, ah, vabbè, aspettando I Am Jesus, mo compro questo. Ma secondo me I Am Jesus rispetto a questo è Half-Life 2. Questo l'ha fatto qualcuno che gli piace a buscare i coglioni. Cioè proprio si diverte a picchiarseli. Sì, questo è uno che secondo me non mette i biscotti nel latte. Questo li sbriciola e li sniffa sul tavolo così. Tra l'altro gli deve... era quello che... Giacomino che si tirava la bottiglia nei coglioni. Tafazzi. Rovanzi. No, Tafazzi. Behold when they come undo. A proposito di Rovazzi, ma perché Rovazzi non gioca a sto gioco? E ci scrive un bel pezzo sopra. Ah, perché lui non può esporsi regionisticamente. Come no? Regionisticamente. Ma secondo me sì. A parte il fatto che se dici che qua è una merda, non è che stai a fare vilipendio alla religione cristiana, eh. Ma perché ti stai rompendo i coglioni tu?
No, no, ma guarda, detto da me ha un certo peso. Non è colpa della Bibbia se sto gioco è una merda. E non è che la Bibbia è un fumetto di tira molla, cioè non è che sia. Che poi se bruciasse un albero, no, oggettivamente sarebbe anche bello da vedere. Sì. Perché a un certo punto, capito, la natura che viene sconfitta dal. Però pare che hanno tirato un trick e ballacche dentro una cartaccia e allora. No, ma è tutto strecciato questo. Questa era una fiammetta così. L'hanno presa, hanno tirato. Sono almeno 7-8 livelli uno sull'altro. Hanno detto, mo c'è un bel fuoco. E ci hanno messo dentro un albero più brutto che c'avevano. E hanno strecciato pure quello. Hanno detto, mo lo strecciamo. C'è un albero grande. E poi non si sa perché quest'unico albero sta in una conca. Fatta male questa conca, spalmata. Ma pure il rumore del fuoco fa schifo. Sembrano due criceti che si rincorrono. Senti. Poi dicono, ragazzi, ma che ne sapete voi di come non si fa un gioco? Così non si fa un gioco. Lo so come non si fa un gioco, così. Allora, datemi un motore grafico e un quarto d'ora, faccio meglio. Tu lo faresti peggio? Come fai a far peggio? Cioè, non è che dici... Cioè, qua devi far peggio vuol dire che non ci hai mai messo mano. Allora, le musiche te le suono meglio di così. Le texture le metto meglio di così, perché sono bravissimo con le texture. No, perché non faccio così cacà. Il fuoco, non lo so fare il fuoco, vi dico la verità, io in 3D non so come si fa il fuoco. Però lo proprio rubi per... da qualche altra parte, almeno, cioè... No, proprio rubano. Per questo, proprio perché non lo so fare, non ce lo metto! Non è che ci metto... Vabbè, e che ci devi mettere? Se qua ci serviva il fuoco, ci metti il fuoco. Ma sai che un'immagine schizzata come si deve, con un bel disegno, ma che so fare è meglio in, di sta merda? In 3D? Madonna beata, quel serpente è apparso così... No, un cobra reale, rubato... Tra l'altro è per metà e wow. Sì, ogni volta che ti muovi sprofondi, è come se fossi sulle sabbie mobili di serpente. La gestione delle collisioni non è stata proprio magistrale. E io credo che il terreno... Capito? Ti... Quando è che ci ha menato? Put time handy. Era meglio prima. No, non devi dire queste cose perché poi torna. Scusa, prima era una mano rovinata, poi è diventato uno zampone. Mancavano solo le lenticchie là. Madonna! Che palle. Che voi non, state, voi non state a sentire la musica. La musica è devastante. Cioè tan 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 tan. Oh my lord, I'm not eloquent. I spack only balls. All day long I spack balls. Ma come ti viene in mente? Cioè io poi me lo vedo questo qua che lo mette su Steam e dice, ah, ho fatto un capolavoro, ma non... Domani diventerò ricco. Ho riportato i ragazzi in chiesa. Sì, ma si portano la benzina. Burzum. Sen, I pray di Biden. It's not Aaron, the Levite, the brother, Ty. Sì, via Ty. Ty. Ti, eh? No. Ah, no, dai. Loro? Ci sono delle cose che però non riesco a tradurre. With Ty mouth. Ma sai la cosa che mi fa veramente brutto? Mi fa brutto che se tu prendi la Bibbia e la usi per creare un impianto fantasy, è pure caruccia. Ma fatta così, cioè questo è catechismo videoludico. Mi piace che lui dica queste cose qui. No, veramente, cioè... Se... Adesso è... Ma io per favore... Senti, lo possiamo togliere? No, ora te lo fai tu, non vuoi sapere niente. Mi trovo io la pecora smarrita, questa è la parabola della pecorella smarrita, eh? Sì, ma poi qua non meni, capito? Devi... C'è una donte, vai, vai. Mi fa piacere, troverò la pecorella, raga, lo farò per voi. Fermo, 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 non ti stai per sedere sul micro. Che poi è una delle mie parabole preferite. La pecorella smarrita. Dopo quella lì del figlio. Il figlio che, prodigo. No, è quella lì del figlio che tutte le volte che ti deve dire una cosa ci mette 3 ore. Sembra un figlio. È il figlio il prologo, si chiama lui.
Senti, mi fai vedere la donna di... Allora, innanzitutto ti dico che quest'uomo non dispone dei gomiti perché gli sono stati torti. Come puoi vedere ha un buco. Andiamo dalla donna. Questo però potrei essere io da anziano. Vabbè dai, mi sto immedesimando. Sì. Solo che io ce li ho ancora i gomiti, lui non li ha proprio. Vai a prendere la pecorella Smai, mission, find the lost sheep. Chissà dove sarà in tutto questo deserto, 400 metri quadrati di deserto qua. Quello perché sta... Senti la musica, che cos'è? Trin trin. Allora, come l'ha fatto in musica di sto gioco? Cioè il figlio dello sviluppatore. Vai, cerca la pecora! Sto cercando la pecora. C'è il figlio dello sviluppatore che ha 3 anni, gli hanno messo davanti una Casio a batteria, ha detto vai figliolo, divertiti a sbattere il membro sui tasti. Ci sono i cammelli però, se ci puoi salire sopra diventa tipo il mio gioco preferito. Ma secondo te? Vai nell'acqua, vai. Da quando sono brutte quelle coppe? Ma cammini sulla... sei già Dio! Vabbè, ma scusa, ma Cristo che viene a fare qua? Cioè qua noi abbiamo tutti i poteri di Cristo. Comunque vorrei vivere in questo posto. Guarda che vita semplice. Hai tutto quello che ti serve. I cammelli per avere una bella vita sessuale. L'acqua. Questo sperone di roccia che quando ti sei rotto il cazzo ti serve per buttarti di sotto. E ci devi salire su, capito? Quella non è una pecora. Neanche no, questa? No, no, no. Ah no, questa è una pecora, sì. Eccola lì la pecora. Bravo, bambino. Non è smarrita, è ringoglionita, perché per perderti qua, guarda che ce ne vuole. Si è messa dietro un albero, capito? Così non la vedi. No, la devi spingere. Ah no, si segue. Ma la madonna, scatti. Ti seguo bene. Ma sembra che... Senti la musica, che disastro. Senti, mi sa che andiamo prima così. Ti stai inchiampettando. Andiamo, Pecorè. Andiamo, Pecorè. Quanto è bella l'ombra. Te lo appoggio soltanto, Pecorè. Andiamo. Che poi tu non hai l'ombra, solo la pecora ce l'ha. Perché io se non. Ah, no, ce l'ho pure io. Ce l'hai. Puoi fare brutte cose con le ombre, secondo me. Dici? Brutte, brutte. Ta-ta-ta. Puoi correre con shift comunque. A manetta, Pecora, a manetta. Senti che schifo la musica è la cosa peggiore del mondo. Va, portatela. Ma ti la in gola fino alla fine. O ti porto dove dico io. Se non. Ah, prego. Se non vi fuoco. Che stai a fare? si sono. Ok, si è rotto, l'ho rotto. Che stai a fare? Ho riportato la pecora, ma contemporaneamente mi sono messo a pregare. Ma come pregano? Sto pregando, non vedi? Ma a me sembra che stia a fare un ballo rumeno. Se si è rotto il gioco. No dai, guarda che riprendere sta pecora è difficile. No, non quitta. Amore di Dio. Ti prego, facciamo un gioco, ti prego. Scarichiamo un motore grafico, facciamo un gioco così. Ma ci divertiamo come i pazzi. Le musiche te le faccio per te, ti do la tastiera. Solo con la mano destra. E poi ci metto un dissonante. Rialza, si prova a correre, niente, è andato? Sì, sì, è proprio, è fottuto. No, no. Aspetta, aspetta. Vabbè, dai, questo non è rotti. And the Lord, isn't that doom? Perché ti dice ogni cazzo di cosa? Tutta la Bibbia ci ha chiamato dentro. Lord the game. Tutto sbagliato sto gioco. Mo vai a prega. Prega a Dio e la Madonna. Ma è buggato Nicoletto, cioè. Ma perché preghi così poi? Cioè prega che il gioco non si bugga. Quello devi fare. Ma non è che devo prima riportare la pecora? Tu l'hai riportata la pecora e poi... Allora, secondo me devo prima riportare la pecora a mia moglie e poi devo pregare. Che quello senza... Ma la pecora la devi riportare a tua moglie, la devi infilare di lì, di in mezzo alle 3 pecore.
Allora, riportiamo la pecora e poi preghiamo, perché abbiamo visto che ha pregato. C'è una volta, c'è una pergamena. Secondo me, prima di pregare, devi prendere la pergamena. È assordante. Comunque è brutta la musica. Find the lost ship. Vai a destra. Quella pergamena voglio vedere. Cioè, se tanto mi dà. Madonna! No! Che si pusci. Non pregare, non pregare, non è una trappola. Beh, perché prima mi muovevo. La cacata si è chiamato. Ah, quindi se ti... Però se ci vado correndo... e poi non ci puoi uscire più. Ho capito qual è il problema, devi andarci da fermo. Per favore, sali sulla casa e premi... Che abbiamo trovato un giochino, raga. Forse ti avvicinare troppo, però. No, c'ho una voglia di fare un gioco perché fatti male fanno ridere. Fatti male. Ma questo non è manco fatto male. Come no? Questo non è fatto. A me sta scritto prega, ci caga sotto se non è fatto male qui. Oh, che disastro. Bello che sempre stamattina ha fatto... Ma ci avanzano 20 minuti, giochiamo qua. Che 20 minuti non hai visto niente. Poi scope view con la Z. Non c'è niente con la Z. Io non mi fiderei del tuo dio perché è mentiroso. Leggi la Bibbia, guarda che cazzo di trappola. Tu premi qua, ti devi sobbarcare tutto. Puoi saltare sulla ga. Non gaga. Allora, c'è una cosa che potremmo fare. Premi in salto. Ce la puoi fare? Ah, puoi saltarci su quel coso là perché è fisico. Al guanto qua? Sì. Si è chiamato. Ah, è rimasto proprio. Sì, è rimasto. Ah, sali e prega. Vai. Oh, che bella. Che bella cosa. Sembra che. No, raga, è un disastro. Che bello. No, si abbassa e caga. Vabbè, va a recuperare sta pecora di merda. Io non lo so come... Cioè, ci vuole anche un minimo di gusto nelle cose. Io capisco tutto, lo capisco. Eppure io farei un gioco così a cazzo di cane per divertirmi, ma me lo darei per me. No, invece te dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo proprio così e lo vendiamo pure. Mettiamo su Steam. A 70 euro. Come Cyberpunk. No, ma a noi ci scappa di mano il progetto. Che vuol dire? Che dopo ci appassioniamo e lo facciamo bene. Non è mai successo che noi a un certo punto molliamo le cose. No, perché allora io mi occupo della programmazione, tu ti occupi della musica. Facciamo tutto al contrario di come dovrebbe. 2055 però. Deve essere. Vieni, vediamo se riesci a starmi dietro. Vedi se non c'è, se ce l'hai. Una gara, corre la. È una tarella la pecora. Guarda la mappa che è brutta. È semplicemente una vista dall'alto, eh. Sì. Questo è Unity, questa è la base di Unity. Pianti in albero. Manco hanno detto, vabbè, dai, mettiamoci il... Crea il terreno. Niente, bravo. Qua si sono impegnati, qua hanno fatto... un capolavoro. Bellissimo. No. Ragazzi, mi sta bene un sonno, ma un sonno. Papà. Ma no, papà. Sonno dentro. Mosè tornò in Egitto con suo fratello Aaron. Madonna, quando è fatto male, quella dentro lagga qualcosa. Che so, pesci.
È un mare di sangue, un mare rosso. Killing the fishes. E portando un brutto odore. Ah, le piaghe d'Egitto. Sembra di essere proprio lì, guarda. A parte che fa un effetto tipo cascata. Cioè tipo il mondo è finito e giù c'è una cascata. Te lo fa pure a te? Sì. Cioè non sembra che il mare sia sullo stesso piano della sabbia. Sembra che stia così. La quarta piaga. Lord send the swarm of flies. Mo lo voglio vedere lo swarm. Ah, eccoli là. Brutti. Madonna che pesantezza. Come possono? Cioè ma questo... Allora, perché se lo montiamo, questo abbiamo fatto due versioni. Questo deve... Allora, no, questa è la versione lunga su cui sul server 3 la mettiamo, perché dovete morire pure voi. Dovete vedere che rottura di cazzo, con tutte le bestemmie. Questo è arrivato... Vieni. Tutto dovete vedere. La versione stringata la metti su quei due sul server. E questo... Sto pezzo qua poi lo rimettiamo all'inizio e lo diciamo. Volete vedere la versione lunga? Andate su quei due sul server 3. Facciamo uscire contemporaneamente. Perché guarda, perché montato non avete... Cioè magari vedete delle reazioni nostre che hanno poco senso. E sembrano esagerate. E sembrano esagerate, ma veramente io sto morendo. E dai. Madonna che tritamento di palle, raga. Io se lo vedrà da qui su server 3, secondo me non già arriva a sto pezzo. Non ce la fa. No, nessuno ce la fa. Troppo, io sto morendo. Ah, perché vabbè, ho appena mangiato, ok? Ma non c'entra niente. Ma ancora inizia la mia digestione. A me già mi viene voglia di vomitare tutto. Ah no. Non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Tutto fino a dove vuoi arrivare? Per me è già troppo. Sai che cosa? È che più andiamo avanti, più mi chiedo dove arriva lui. Cioè io sono affascinato dal progetto. Arriverà la venuta di Cristo, arriverà. Se sta ancora a Mosè. A parte che se continua così un paio di Cristi arrivano prima del dovuto. Però... Cioè, qua siamo nell'Antico Testamento, capito? Lo so. Qua Dio deve ancora scoprire che è un Dio benevolo, perché a sta parte qua della storia rompeva il culo a tutti appena si rigirava la mattina. Per questo ti dico, cioè, se sta rifacendo le pieghe d'Egitto dalla nascita di Mosè, che ci sta dopo? Poi ci sta. Ti devi vedere prima Avengers. Io perché... Madonna che palle. Madonna, ma veramente delle crisi isteriche mi stanno a venire. Ma perché questo è Age of Ultron? No, perché io mi chiedo quando arriverà alla moltiplicazione dei pani. È svenuto. Stava a giocare a sto gioco probabilmente. Ma è morto. Si è impiccato, dici. No. La moltiplicazione dei pane e dei pesci. Questo lo farà vedere. Dipende. Se è un Cristo Begins, no. Perché, se è un Cristo Rise. Perché io credo che fare questo tipo di cosa sia molto semplice. Perché loro ti bloccano tutto e ti dicono, passano le schermate. Ma che cazzo sta succedendo? Che cos'è? E perché ci sono dei serpenti giganti? Dove? Dove li vedi? Ah, quelli là dietro? Scusami, non ti pare che ci siano delle statue di serpenti giganti in Egitto? Ah, questo è l'Esodo! No, erano in quattro, erano due capre. Questo non è l'Esodo, questo non è neanche un assembramento. Si sono messi pure distanziati. Questa è una passeggiata al parco, non è un Esodo. Quindi dopo l'esodo che viene? I 40 anni nel deserto. Ah, madonna, è finita i 40 anni nel deserto.
Questo ce la fa, fa 40 anni. Missione 1, passa 40 anni nel deserto. Facciamo un gioco dove diciamo, per vedere la cosa successiva, passa 40 anni nel deserto. Sarebbe bellissimo. Come The Long. Si collega al server, a un server esterno. Quindi loro non possono vedere cosa c'è dopo. Portando avanti di 40 anni l'orologio del PC. Quella è la manna. La mamma di chi? È la manna. Senti, io fra un po' mi vado a fare un caffè perché sto per collassare. Qua ci vuole la coca, non il caffè. Qua bisogna iniziare a pippare. Ah. Raga, io non ho mai visto una cosa così. Ma perché, raga, voi non avete idea, perché voi non... Scusa, Rock, vieni un attimo qua, scusa. No, perché sennò tu non capi. Cioè, mettiti questo nell'orecchio e dimmi se un essere umano... Che poi è il... il coso, l'Endram. Sì, tipo... Comunque è una tortura. È una tortura, esatto. No, è una tortura. Adesso tu mi sa che è il secondo capitolo della vita. Ma poi vanno avanti veloce, come vedi. Guarda che schermata. Ma ti sembra una schermata a modo questa? Io non vedo ah, niente. Ah, mo lo sai che succede? Mo si spartiscono le acque. Un po' a me, un po' a te. Devono passare. Aprono le acque. Quindi lui conduce il però io mo, ecco qua. Ci voglio stare perché voglio vedere l'effetto speciale della spartizione delle acque. Che secondo me prima c'è e poi ci mette un parallelepipedo nel mezzo. Lo allarga. A questo punto non è più un gameplay, ragazzi. Fatemi capire dove ha sbagliato di più. Cioè ci ha pure messo uno squalo qua, lo vedi? E quello a fianco che è? Se avrà cacato lo squalo, non lo so. Un polipo. Sì. Vabbè, ma... che t'ho detto? Un parallelepipedo che si allarga. Mamma mia. Con una musica, raga... Guarda a sinistra, c'è uno squalo. Guarda a sinistra. Vai vicino a squa. Ci puoi andare. Guarda i polipi. Ma poi non gli ha dato i vettori di movimento ai pesci. Sono ferme. Poi il un salmone nel Mar Rosso qua. Non credo che poi risalga qualche fiume nel Mar Rosso. Hai rotto tutta. Ah, il mio popolo è già arrivato. Io mi facevo il bagno, loro sono già arrivati. Che cazzo l'ho aperto a fare le acque? Ma di qua non si entra. È da sto lato che si entra. Ha messo un muro soltanto dalla parte. Quanto è approssimativo sto gioco. Senti che musica di merda. Ma guarda a sinistra. C'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò. Non c'è più nulla. Ma sembra un taglio di un film brutto. Ma quanto tempo che non mettevamo le mani su una monnezza così. Ma questa è più che una monnezza. Questa, ah raga, non è del 2005, non è del 2006, non è del 2007, cioè abbiamo tempo. Non è del 2008, non è del 2009, non è del 2010, non è del 2011, non è del 2012, non è del 2013, non è del 2014. Ma si sta richiudendo con la gente in mezzo. Ah, perché erano quelli che gli inseguitori, è chiaro, no? Da questa altezza si vede. Vabbè, ma tanto in quest'acqua si respira che è una figata, l'abbiamo visto, non è che. Non è del 2015, non è del 2016, non è del 2017, non è del 2018, non è del 2019, ma è del 2020.
Le fiamme, le fiamme quadrate che giravano, che invece che parte della Bibbia. Ma secondo te quanti punti sta? Se vado da mia mamma e faccio, ma io ho ritrovato la fede grazie ad un videogioco. Ma tua mamma lo mastica l'inglese? Dopo glielo dai. No, mia mamma no, non lo mastica l'inglese. Però ci capisce quello che capisco io più o meno. Perché? Eh beh, giustamente. Cioè io, a parte il lessico, nel senso, le parole che riconosco, cioè le forme non le becco. Hat. Cazzo è H? A-T-H. Madonna mia, mi sta bucando le orecchie. Vero? Porca. Perché le musiche sono molto discontinue. I will draw my sword, my hand shall destroy them. Che poi una rottura di coglioni, un po' di gameplay, poi un'altra rottura di coglioni e poi forse un gameplay. C'è un coccodrillo gigante, farà 10 km quel coccodrillo. Ma è un autobus, guarda quanto cazzo è grosso. Due ce ne sono. Che puttana. Una palma in mezzo alla... Che cazzo di pasta della Bibbia è questa? Dove la... Soprattutto, chi ha sborrato così tanto là dentro? Che cos'è? Prima era acqua. Questo è il liquido che seminale. Che passaggio della Bibbia è? Ci hanno passato la Bibbia in diretta, intanto. Allora, l'Esodo. Il deserto, quello sicuramente è deserto. Riprende le leggi con... Dice che è il quarto capitolo, prima di Thanos. Ah, questa è la manna. La manna, okay. Puttana. Grazie. Adesso arriva la manna, vedi, dal cielo. Cioè questa che sta cadendo qua è la manna per Cortina, perché qua si può sciare con questa manna che sta cadendo qua. Comunque questa è una tortura. Cioè ti giuro, se... mi dicessero tipo all'inferno ti facciamo giocare un gioco per tutta la vita, mi metto avanti questo, io mi uccido tutte le volte, ti giuro. E mi dicono ti devi giocare questo fino alla fine e poi rinizia sempre, mi uccido. Cioè non è possibile. Vabbè, conoscendoti, anche con il gioco più bello del mondo, giocare una seconda volta sarebbe una specie di inferno. Sì, ma questo qui è però proprio... questo, tanta roba. Questo ti fa... Impazzisco, cioè no. Io già sto impazzendo così. Ti giuro, non arrivo a cominciare le cazzotte a qualcuno. Mi stai innervosendo. Ma in un modo mi stai innervosendo. Cioè, le musiche sono di un molesto, fuori scala. Fanno schifo. Ma che poi bastavano 10 secondi per spiegare e arrivò dal manna dal cielo e attraversarono il deserto. Sempre più alte le musiche, si alzano esponenzialmente. È per svegliare, perché qua arrivi a un certo punto, stai così. No, qua arriviamo alla resurrezione di Cristo, che ci sono i Black Sabbath, secondo me. Cioè, si alza l'intensità. Senti, io devo trovare informazioni su questo qua, perché mo gli mando un messaggio. Ma che vuoi trovare? Puoi trovare solo quanto tempo è stato ricoverato. Io scrivo, tua mamma fa i bocchini. Penetrante, raga. Madonna.
Exodus. Ma no, in effetti sta scritto la Bibbia, l'Esodo. Questo è solo l'Esodo. Questo è solo l'Esodo. Exodus. Ah, si gioca. Si gioca. Ma fosse un gioco. The Bible, The Bible, Exodus. Ci sono delle percussioni. Ci sono 6 recensioni. Non vuoi? Non puoi. No, io questo lo do indietro. Non me lo tengo manco in libreria. È fatto da Paolo Robson Alonso, quindi portoghese questo. Ma ti pare normale che quando prego mi entro dentro a questo io? Quando preghi, secondo me è opinabile che quello sia. Posso leggere la Bibbia però. Servono recensioni più utenti. Fermo che c'è un canale su YouTube. Madonna. Ma lo sai che questo l'abbiamo scoperto noi, sto gioco? Perché? C'ha 7 iscritti. No, tu devi vedere il canale YouTube. Io ci dobbiamo fare un documentario su sto gioco, mo te lo dico. Ma che dicono le recensioni su Steam? Io lo vedo prima di tutto se ci stanno dei commenti. Non ci sono. Mi stanno bucando le orecchie! C'è un commento di Carina Rosa Alonso, che credo sia la mamma. Credo sia la moglie. Perché? Spero che lui non abbia una moglie. Che dice: "Oh, gioco è muito top! Super recomendo!" Maledetti fanatici religiosi. Senti, adesso vado a vedere anche sul canale Twitter, visto che tu ti stai divertendo. Jesus, sì. Ah, perché stava. Quando ci sono le scritte di Satana, non puoi muoverti. Allora, senti un attimo. Qua abbiamo trovato un personaggio. Jesus said unto him, "If thou canst believe, all things are possible to him that believeth." Ah, è brasiliano. Ti ho detto, un fanatico religioso. Check now my new biblical game. Solo questo c'è scritto. È incredibile come la gente creda nei progetti. È incredibile. Lui ha fatto sta cosa, ha creato questo gioco, poi è sparito. Tanto le musiche stanno salendo di proprio di volume, di gain. Scusate, cioè io non. Madonna, è assordante, non riesco a parlare. Io non ce la faccio. Ma vogliamo andare veramente avanti? Vogliamo andare veramente avanti? Vabbè, ormai l'Esodo sarà finito. Abbiamo visto le piaghe d'Egitto, abbiamo visto il mare. Io volevo leggere le recensioni, non me le fa leggere. Ma tu l'hai visto? Eh? Questo non sento niente. La copertina del così la voglio. Io non vorrei essere nei panni di un utente sprovveduto che ci gioca con un impianto a sto gioco. Sì, ma se io volessi leggere le recensioni non ci sono. Ci sono 6 recensioni che non mi fanno leggere. Perché Dio non può essere giudicato dalle parole degli uomini. Mostra grafico. Anche i miei coglioni in questo momento non possono essere giudicati da un normale calibro o da una squadretta da tavolo. Ci vorrebbe comunque sia almeno una fettuccia. Ma non sono recensioni scritte, sono solo voti. Quelli in su sono i parenti, gli altri sono estranei. Non so come. Porca puttana.
Io mi sono tolto le cuffie, ragazzi. Mi sto un attimo. No, no, rimettile, rimettile. No, no, sono devastanti qua. Niente, non ci sono solo voti. Ogni tanto arriva un fulmine e ti trapana proprio le orecchie. Devo trovarlo su Facebook. Paolo Romero, come cazzo si chiamava? Paolo Robson Alonso, quanti ce ne sarà? Ferme. Quanto ce ne vogliono essere in tutto il mondo di Paolo Robson Alonso? Beh, Paolo Robson Alonso. Giuro che se lo trovo gli mando un messaggio solo di stronzo. Ok, ne ho trovati tre. Madonna! Scusate. Madonna. È lui, l'ho trovato. Ci ho messo pochissimo. Leggi, leggi il suo iter. Io non so se lo posso far vedere. Sei pronto? Lui viene. Ok, è un regista porno. No, lo è. No. Guarda la sua foto. Ma è chiaro che è un fanatico religioso, è chiaro. Cioè, e sono sempre lui più ha convinto. Fatto questa cosa qua. E... No, ragazzi, l'abbiamo trovata. Ha studiato l'analisi. Della monnezza ha studiato l'analisi questa. È sposato, cioè avevi ragione. È sposato con Carina Rosa Alonso, l'unica che gli abbia messo il commento su YouTube. È la moglie, è la moglie. Non è più attivo dal 22 agosto, da quando ha pubblicato il suo gioco. Lo avranno fatto sparire i poteri forti. E gli hanno tappato la bocca perché lui... Questa sarà la moglie? Si è pure laureato. In cosa? Ma sicuramente non in video. Allora, sound design non si è laureato. Questa è la moglie carina. Vabbè. Grafica non si è laureata. In mogli non si è laureato. Non si è laureato in niente. No, vabbè, ma... Ma lui è dal 2000, cioè è proprio... Cioè, credo che abbiamo trovato un caso umano. Cioè, ragazzi, questo è il gioco più pesante. Porca troia, mi sta perforando il cervello. Questo è il gioco più palloso che io abbia mai giocato. E ne abbiamo cercati di giochi pallosi. Ma questo è una rottura di coglioni che dovrebbe essere punita legalmente. Guarda che roba! Gesù torna, i segnali ci mostrano che siamo alla vigilia del ritorno del grande re. Questo è il 2015. Ma verrà a cavallo di una nuvola o come un ladro? Questo non è per tutti. Quindi dobbiamo al mondo annunciare che lui viene. Sei pronto? Cioè, ha pure scritto le principali caratteristiche del gioco. Altri nemici. Rispetto a cosa altri nemici? Da cosa parti per dire? Ma io sto trovando. Con più latte e meno cacao. È burro. Sono quasi affezionato a lui. Sono arrivato al 2014. Guarda che brutte. Si è sposato nel 2014. Guarda che brutte le foto del matrimonio. C'è un mazzo. Allora ci sono lui e la moglie così. Non si vede il corpo di tutti e due. Ci sono loro che spuntano da un mazzo di rose rosse. Sembra che hanno tagliato la testa a tutti e due. Sono decapitati. Posso dire che è più interessante la sua vita che questo gioco. Mi sto appassionando almeno. Ha creato pure un blog nel 2014, Walking with Jesus. E nel 2014 faceva un meeting giornaliero, poi ha lasciato il progetto, ha abbandonato proprio. 11 11 06, ogni settimana scriveva. Se sapessi leggere il portoghese, credo che adesso andasse a studiare il portoghese. Devo saperne di più. Ha un blog comunque del 2014. Poi l'ha abbandonato a fine 2014. È durato poco, un paio di mesi. Un canale YouTube. Se è il suo, abbiamo fatto 13. Deus Post. Da come sono disposte le grafiche, potrebbe essere pericolosamente simile. 7 milioni di visualizzazioni. È qualche canzone per Dio. Solo che questi ce la bloccano. Tanto questo va avanti da solo, no? Non devi fare niente.
Io torno a sentire i tuoni. Sanzio, non dovrebbe fare un documentario sulla vita di Sanzio. Per favore, facciamo. Io non ho mai visto una cosa così. Non ho mai visto. Ah, nel 2013, a luglio, ha fatto un viaggio. È andato a Campos do Jordão. Non so dove sia. Ma che cazzo me ne frega a me? Io voglio sapere se si uscirà mai da sta schermata. Nel 2010 ha iniziato un nuovo lavoro e ce l'ha ancora adesso. E GFT Brasil. Che è GFT Brasil? Ah, e nel primo gennaio 2010 c'è stato il primo incontro con quella che poi è divenuta sua moglie. Solo 4 anni più tardi. E con Karina. E sono ancora insieme, che cioè, bello. La moglie si chiama Karina. Però 2010 è purtroppo. Quello è quando un genitore gli nasce una figlia, la chiamiamo Bella. No, non siamo così. Karina. Che bello, adesso conosco un'altra persona. C'ho quasi affezione. Moglie è un'amicizia. Dai, non puoi fare sta cosa, perché poi costringe anche a me a chiedere. Fermo! Fermo, si gioca! La manna! Non si gioca! No, no, non si gioca. Mi sono illuso per un attimo. Senti, ma gli vogliamo chiedere un'intervista? Sì. Ma io non lo capisco quando parlavo brasiliano. In inglese lo mastica, se legge la Bibbia in inglese lo mastica. E poi ci sono i traduttori automatici. Lo vomita in inglese. Sai, allora, come si chiama? Ha detto Paolo Robson. Alonso. Io gli chiedo l'amicizia. Gli ho chiesto un'amicizia, non sto scherzando. Albonso. Alonso. Già che so tutto, poi gli chiederò l'intervista, vediamo se ci darà l'opportunità di. Mo gli ho inviato una bella richiesta d'amicizia. Quello si chiederà: ma perché questi stanno a chiedere l'amicizia dall'Italia? Ma noi gli mandiamo il messaggio bastardo tipo. O si gioca! Fermi, fermi. Mission, go down and andiamo. Find. Ah, dobbiamo trovare Joshua. È nella balena. Ma quanto tempo stiamo giocando? Quando è che stai registrando tu? La 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 la. Ma che ci abbiamo davanti? Cos'è? Ah, le tavole del tavole. Gliel'ho attaccate sulle braccia. Guarda, gliel'ho attaccate sulle braccia. Guarda, gliel'ho attaccate sulle braccia. Poi quando si vede il culo. Quanto è sconnessa la musica. Eccolo Joshua. Alla fine. Ma lì, non vuole Giona che visse la balena, scusami. In quell'angolino lì. Si vede che è la mappa. Non si dà mission accomplished e basta. Finita la missione. Intanto scopriremo che ore saranno in Brasile. Ehi Siri, che ore sono in Brasile? Sono le 11 di mattina in Brasile, ragazzi, quindi ce la facciamo, eh? Potrebbe essere sveglio, poi potrebbe essere al lavoro il nostro. Magari sta leggendo la Bibbia. Penso che lavori. Ma tu veramente lo vuoi fare tutto? Guarda che non possiamo essere sicuri che non l'abbia fatto veramente tutto. Io a questo voglio fare l'intervista. Ti giuro su Dio, sarà. La mia promessa è che se questo mi risponde io gli faccio l'intervista. Ma va bene, va bene. Io devo capire perché ha fatto sto gioco. Scusa, perché sennò non si rendono conto. Perché c'è un cavallo sopra? Mo è basso, sì, mo si sopporta. Ma perché c'è un cavallo sopra un cappello? Il cammello è entrato nella gruna del lago. Allora, tu continua. Io comunque ti parlo dall'altra parte. Ma fa un caffè. Qualcuno vuole un caffè? Volete un caffè? Non verrà. Io non bevo caffè, ma oggi veramente quasi quasi.
amici di Trash, a questo punto, perché solo voi potete vedere sta parte, io sono devastato. Ragazzi, da una delle esperienze videoludiche più blande e noiose che abbia mai sperimentato. E voi sapete quante ne abbiamo sperimentate, ma questa le batte. Sentirete tutte. Dei rumori molesti. È assolutamente inarrivabile. E forse ho bisogno anche della cioccolata. Adesso porto anche della cioccolata. Stai facendo il caffè? Ti sentono, eh? Sì, sì, lo so che mi sentono. Sto parlando a loro, mica... Cioè, sto anche portando via della cioccolata. Parlavo insieme a te, ti sentivo che parlavi, però è più bello così. Diamo qualcosa da vedere. Tieni, guarda che ti ho portato. Per tutti. Ah, un Ritter Sport. Guarda, io devo fare una cosa, salutare però. Il Ritter Sport è buono, è caro, ma ci sono un sacco di calorie che non mi servono, anche perché... Cioè, non lo so, ho i coglioni enormi, quindi... Potrebbe essere che mi servano più calorie, ma adesso vi faccio vedere, tanto ho già detto il gioco è quello che è, vi faccio vedere come mangia una persona sana. È la prima volta durante un gioco che ce ne andiamo tutti. Io sto facendo il caffè. Sto gameplay si chiamerà La Bibbia, ce ne siamo andati. Rocco, ma tu ci metti lo zucchero? Zucchero, no? Grazie. Sì, grazie! Ha detto sì, grazie. Ma sta ancora continuando il gioco? Eccoci qua! Eccoci qua! Sentiamo la musica di... Ah, oh, beh, andate, andate. Eccetera. Ho letto un eccetera. Stai giocando? Io? No, boh, io non ce la faccio più. Io credo che sia la prima volta. Questo gameplay qua va montato per Trash, me frega un cazzo. Lo monti tu questo. Insomma, che stanno lì? Perché ci sta uno che viene dagli anni 60? Allora, c'è la pecora qua al centro, no? E ce la stanno contendendo. Quello lì con i capelli bianchi, ma sono io il più vecchio. Vado prima io. Ma in tutto ciò, quel cubo con quel fuoco sopra. No, quella è la brace. Perché questo qua col mantello marrone dice, no, io le pecore non me le voglio scopare, però ce la potremmo far rostire. Ah. E il vecchio fa, no, no, quella è mia moglie. Non ce la faccio più. Tra l'altro non si accorgono che la capanna gli sta a fuoco là dietro. Però che brava pecora, non si muove. E fa così con la zampina. E fluttua anche. Io non so che dire. Alonso Caballero Robinson. Fammi vedere, mo ti dico se mi ha accettato la missione. Se Gesù torna, a te di meno. Non gli dico. Non mi ha accettato. Senti, mo lo cerco pure su LinkedIn. Ma secondo te? Ma guarda che lui è bravo, eh? Com'è Paolo? Sarà un ottimo cuoco. No. Robualdo, come si chiamava? Roberto Cotechigno. Che cazzo, non lo so, non mi ricordo. A te te l'ho dato il nome. Paolo Robson Alonso. Comunque c'avevo, cioè un nome così è facile da sgamare, ci posso... Dopo 10 minuti sapevo già tutta la sua vita.
Paolo Robson Alonso. Non è uno che usa LinkedIn come me. Che cos'è questo? Frutta secca di diversa natura. Non è uno che usa Facebook. Cioè LinkedIn. Preferisco mangiare dell'ottimo cioccolato e morire prima. Devo vivere in un mondo dove questo fa i giochi e vende. Sto pensando una cosa. Organizziamo un campo scuola. Andiamo dopo, da Alonso. No, no, no. Allora, raduniamo un po' di persone di una parrocchia della nostra città. Facciamo un fulmino. Andiamo nel bosco con le tende. Ci portiamo il portatile e un proiettore. Mission 1! Che bello. Sarà una bella serata. Facciamolo. Poi li bruciamo tutti. Colleziona tre tipi di frutta senza essere avvistato. E stealth. Comunque sto gioco mi sta facendo male. Sto mangiando qua la rotta di... No! No! Perché? Ma Dark Souls cosa? Madonna di Dio, Dark Souls! Questo è un gioco che fa male. Porca puttana, mo sì che mi sale l'ansia a fa sta missione. sì, è dall'inizio che ci proviamo. Non lo so, magari si sblocca qualcosa. Dio non vuole che tu mandi avanti. Comunque posso dire, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio vendicativo. Ma rispetto allo sviluppatore di questo gioco qua, cioè lui è il peggiore. Io preferisco cagarmi sotto. Mira? Come mira? Ma porco due, non ho visto i comandi, sono apparsi per 0 secondi. Che lui vuole che io rimando indietro e mi riguardo tutto. Vai, vai. Vai, vai. Ma mira e spara cosa? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Ma fa che? Non ho capito, devo prendere la frutta. Dove cazzo sta la frutta? Ma perché ti ruba la frutta? Cazzo tre no. Tipi di frutta, manco di una frutta sola. Ma bene. Hai preso un... Ho preso la l'uva. Bella sua. È così. Quindi non c'è la frutta. Che so, le rape. No. Non li fai mai più. Ma non ho fatto niente. L'hanno visto, l'ho spottato. Lo devi fare tu. Io non mi muovo da qua. Dammi il telefono. Dammi il telefono. Devo fare una foto alla schermata dei controlli. Dura troppo poco. Io non riesco a memorizzare tutto. Vedi che cazzo devo fare io per... No, non servono niente. A qualcosa serviranno. Secondo voi mi cacherò sotto dopo tutta questa cioccolata con lo zenzero? Spero di sì. Curolla. Allora, vedi, se sono già andati i comandi adesso. Inventario. Ma vattene a fanculo. Ma dov'è? Te l'ho detto che non serve a niente. Ma non è vero, ma scope. No, te l'ho non detto. È vero. C crouch. Questa funziona. Curol. Curol. Io ti dico quello. Ho finito dice. Tutto il cioccolato che c'avevamo. No, faccio schifo. Guarda qua, guarda qua. Guarda che ti faccio. Ah, buon rollano.
Ma allora lo scoop? Il no scoop? Di cosa gamau? Basta che non ti fai vedere in linea retta. No. Corre. Però si scappa. Allora, vuoi fare tu questa parte? Ci penso io. Che è un po' più ecco. No, cioccolata, non peraltro. Ah, raga, voi non avete idea. Comunque, c'è buon pesce d'aprile. Questo era un gioco. Te l'ho fatto fare su misura, capito? Questo è il pesce d'aprile per te. Porca puttana. Vorrei dirti questo, però purtroppo non è così. No, ma non c'è, cioè, ma anche facendolo apposta non sarebbe venuto così. Cioè, io ieri ho comprato un libro, si intitola Gli alieni esiatono. E la venuta di Gesù anche, abbiamo visto che costa 36 euro, io direi che... Abbiamo visto che li costa e io ho visto che li spendo, va bene. Io mi vesto solo da OBS perché non voglio spendere in vestiti. Adesso capite dove finiscono il resto dei miei risparmi. 36 euro per un libro di merda. È chiaro che pago una camicia 15, no? Questa per esempio... Ci sono. Pagata 10 euro sta camicia. È una delle mie preferite. Ma che fa? E si taglia le vene come giustamente farei anch'io se fossi costretto a vivere in questo gioco. Allora, prima di tutto, cosa dobbiamo raccogliere oltre a questa frutta? Hai visto altre frutta? No, tre tipi. Prendi l'uva. Ok, ci siamo. Da chi? No, non è possibile. Lo sai che non è possibile. Lo sai che non è possibile. Lo sai che non è possibile. Cristo. Non mi hanno potuto vedere. Stavo sopra un palazzo. C'è un palazzo. Una conca ribaltata. Allora, abbiamo capito che quelle tette lì è come se fossero incorporee. Ti vedono attraverso. Quindi agisci di conseguenza. Questa missione è difficile, raga. Complicata. Ci voglio fare il documentario. Ci sono 2 minuti d'attesa prima di iniziare. Questo è chiaramente fatto da chi non ha mai giocato a un videogioco. Mai nella vita. È tutto una discrepanza ludonarrativa. Nel senso che la parte giocosa è talmente brutta che non ti godi la storia. E la storia è talmente brutta che non ti godi la parte giocosa. È proprio una schifezza. Non è la classica discrepanza ludonarrativa di Tomb Raider che c'ha i tagli addosso, entra nella merda dei topi, sta meglio di prima. Poi arriva la scena dove la colpiscono una freccia alla spalla e deve trovare il riparo perché si deve curare. Per l'amore di Dio. Ma io non vedo altre frutte però. Una capretta ferma. La capra però non è una frutta. Ok. Lì deve esserci qualcosa. Qui. Ah, puoi entrare nelle cazzo di capanne. Ma sono sicuro che vedi qua c'è una frutta, sicuramente un'altra frutta sta nell'altra capanna. Ma perché devo, che cazzo di parabola è le tre frutte nel deserto? Vabbè, quella del figlio che dice papà dammi la mia parte dell'eredità perché voglio andare a puttana. E il papà gli fa sì. E allora lui semina, ma male, e il vento porta via metà dei semi. E quei pochi semi che ci sono, quando escono sono pecore che si smarriscono. E quando ritrovano le pecore dicono figlio mio, sei tornato, uccidiamo il vitello.
perché l'agnello non ce l'abbiamo. Non so che fanno. Devi entrare in tutte le tende finché non trovi la frutta. Porco! Ma è un'ora e mezza che giochiamo lo stesso gioco, io non ce la faccio più. In realtà di gameplay c'erano 40-45 secondi. Vabbè, ma ci fermiamo qua, continuiamo a Pasqua. No. Gioco più giocato, quindi andiamo avanti adesso, mai più. Io te lo disinstallo e rifaccio il rimborso, ma te lo dico, eh. Se non ci guadagnassimo dei soldi da sta cosa, avrei distrutto il computer. Vabbè, l'hai pagato 5 euro, dai, 4,99 euro. Un pacchetto di sigarette. È troppo. Mi rendo conto che il cancro ai polmoni è meglio, però non, so che può sembrare una frase crudele, ma è così. Almeno sai che muori, eh. Allora, andiamo avanti. Porca puttana, raga. Quindi lo vuoi finire? Voglio finire, devo farci documentare questo. E io ti dico, se non mi risponde Paolo Coelho là è... Corfelio. Però siete dei figli di puttana. Questa è quella dove sei già entrato. No, quello è, sono tutti uguali. Quella è quella dove sono entrato. Vabbè, ma cambia. Cioè, secondo me è procedurale. Ma non è quell'albero. È un albero di frutta che ci sono delle cose verdi attaccate. È vero, se non so caccole sono frutti. Ma come facciamo? Occhio, perché quello potrebbe vederti, eh. No, quello mi vede. C'ha proprio l'occhio lungo quello. Ti devi abbassare, premi C. Ma io mi abbasso quanto io vuole. Lo so che sei in piena luce. Ma se ti abbassi non ti vedono. Per questo mo torno indietro, capito? Ma mi metto qua, io non mi muovo. Tanto non mi può vedere, sono in alto. Ma il suo cono visivo dovrebbe essere come quello degli scarrafoni a terra. Poi non ci sono suoni, passi, non è che... No, non hai... Cioè, guarda là, che cazzo sono, limoni o cocomeri sull'albero? Lo scopriremo. Comunque l'albero non è un albero da frutto mai. Proprio un frassino. È una quercia da frutto, non capisci niente. No, premi C, abbassati. Ok, no, perché non mi ha collezionato la frutta? Forse non è quella. Sì, oh, dai, era per forza. Allora vai prima là e poi va sull'uva. Non può essere fatto così male. Se fosse bloccato, cosa? L'uva non me l'ha collezionata. L'uva sì. L'uva, il limone. E se fosse bloccato? Pensa fosse un albero di meloni. Devo salire sulla capra. Devi? Devo saltare sulla capra, c'era una capra sotto là. Ma tu veramente fai? Ti faccio vedere che è così. Soluzioni di gameplay irripetibili, ragazzi. Devi saltare sulla capra. Perché io ho provato, sarebbe uscita la scritta, come esce sempre. Su sto fatto sono sicuro. Perché guarda, appena tocchi questo ti dice che l'hai preso. Secondo me è perché non hai pregato. Vedi la capra? Fa un giro un po' strano. Fa così, poi fa così, poi torna indietro. Io farò il ladro e salirò sulle colline. C'ho degli stinchi un poco sottili. L'ombra è terrificante.
Si sta girando, non lo vedo, non lo capisco. Tu lo capisci? No, è una routine abbastanza... Vai, vai, approfitta adesso. Devi far colpire l'albero dalla capra. Ah, fig. Fig. Ma la fig di puttana, che fig. E mo l'altra? Però che frutta è il fig? È la figora. Ma quello non è un albero di fichi, io. Ma quello non era nemmeno un figo, ma era un limone. Era chiaramente un limone. Io intanto sto scalando le montagne per te. Bravo. Pensi che sia quello quell'albero? Allora, secondo Wikipedia il fico, cioè il fig è il fico, ma quello non è né un albero di fichi e quello non è né un fico. Oh, credo che sia quello un altro. Sì, ci sono delle merdacce appese. Vai in nome di Dio, prendilo. Prendilo e poi vai a pregare. Più che altro per ringraziare il nostro Signore. Corri, 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 corri. Non farti vedere. Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì! Return to start point. Fai il giro largo, in nome di Dio. Fai il giro largo. No, mo salgo proprio sulle montagne. Non mi vedranno mai. Non si vede un cazzo. Lo percepisco però. Ormai il gioco è entrato dentro di me. Raga, che tritamento di coglioni. Qui non mi potranno mai vedere. Penso che sia l'ultima missione del gioco. Che complicata. Guarda, io potrei dirti anche speriamo. Ma secondo te è carina la prova del gioco? No, perdono, non lo volevo fare. Non lo volevo fare. Sei diventato una stella. Non lo volevo fare. Ti giuro, non lo volevo fare. Stavo facendo tutto bene. Stavo facendo tutto bene. Stavo facendo tutto bene. Cioè, la telecamera è rimasta. La missione è buggata. Ma io stavo lavorando così bene. È la prima volta che se ne è volato via nel cielo il personaggio, ma la telecamera è rimasta fissa. E il gioco non è... Sta piangendo. Io non so che fare. Ma lui dov'è? Non lo so, è volato via. Non okay. So che fare. Raga, abbiamo un problema, dovremmo ricominciare la missione. Che rottura di coglione. No, non si tocca. Ma fammi vedere se ha accettato un'amicizia. Ma gli mando un vocale. Non l'ha accettata l'amicizia. A me invece... Oddio. Ti giuro, non... Così impari a salire sulle montagne. Di me l'hai detto tu, fai il giro largo. Largo, no, sulle montagne. Ma io non volevo essere spottato. Ma tu ti immagini a riniziare un'altra volta? Hai fatto la stella umana e mo devi ricominciare. È stato molto bello, però devo dire. Cioè, ha avuto tutta la sua... Non so che fa. Prendi l'uva, togli l'uva. Guarda, un gioco è brutto.
Cioè, tutti i giochi brutti hanno questa costante. Spazi inutilmente grandi. Sì. L'ho rischiata. Spazi inutilmente grandi, ma che tutto sommato, guardandoli, sembrano estremamente circoscritti. Che un gioco fatto bene, magari ti fa un tunnel, ma sembra immenso il mondo di gioco. Cioè, quello è proprio quando non sai disporre neanche gli oggetti in scena. E questo è un gioco in cui non hanno saputo disporre gli oggetti in scena. Molto belli gli effetti speciali, come l'uomo stella, d'accordo, ma per tutto il resto... E prendi! Sì, Tig! Ok. Ma poi sta cosa di collezionare la frutta, no? Mi farebbe piacere sapere a che... A che passo è collegata? Cosa? Questa cosa del prendere la frutta. Allora, prendi la ficora, l'uva e non ho capito quell'altra cosa che cazzo sia. Il tarassaco. Sembrava melograno, paurissima di fare montagne, mo. Perché abbiamo visto che è un attimo che lui comincia a fare il fuoco d'artificio senza senso. No. Occhio, occhio, no, devi aspettare. Sulla montagna in cura, ma madonna. Uè. Ho visto il vuoto. Non farei il compenetrello, eh. No, no, per l'amore di Dio, l'unica volta che non vuoi fa niente di tutto ciò. Che questo fa solo il giro così. L'ho rollata. Bravo, bravo. Rolla! Non ti dice che frutta hai raccolto. Sembravano tipo delle ghiande. Del melograno, credo. Ho paura che quello mi spotti. Aspetta che si giri. Ok, ok, vai, 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 vai. Senza senso la routine. Guardalo. Non voglio guardare, lasciami perdere. Da piangere che finisco sta missione. Secondo me vieni spottato quando torni là. Zitto. È l'occhio di Dio che ti vede ogni volta, non sono i soldati. Sono i ipovedenti, questo si può intuire. Ta 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 ta. L'ombra che si va renderizzando. Partita la storiella. Ce l'hai fatta? Si nudo. Mi metto qui all'angolo così non mi spada. Sì, the pomegranates and the end of the figs. È spaventoso da dentro. Lo metto qua, aspettiamo. Ora sì! Fatta! Ma quale re senza nome, raga? Ma attacco degli zombie ci sta pure. Poi soldati che facevano la guardia agli alberi da frutto, però io ancora capire. Ma tu ti immagini una civiltà extraterrestre che viene qua, ci conquista, ci stermina tutti e poi cerca reperti sulla nostra storia, scopre che in ogni casa c'è una Bibbia, no? Dice, madonna, sta cosa è importante, cerca ramificazioni di quel libro, trova sto gioco. Cioè, quelli non possono non pensare di aver fatto bene a sterminarci tutti. Minchia, oh. Dopo aver giocato a sto gioco c'ho voglia di sterminare veramente tutta la razza umana. Mo, ti va di giocare a Cyberpunk? No, voglio più giocare a niente, voglio andare a casa a dormire. Ma pure io sono stanco, cioè, c'ho proprio la biocco, però... Oh, ma guarda, è solo le 4:30, saranno 2 ore che stiamo giocando a sta merda.
Due ore no, ma... Se durasse 8 ore, perché quello magari ha letto su una rivista che i giochi devono durare 8 ore. Lui secondo me non legge cosa deve essere un gioco, altrimenti si sarebbe accorto anche di un altro paio di difettucci. Ma ti devi mettere nella testa di uno che non mi ha ancora accettato l'amicizia, capito? Beh, magari è impegnato, sta facendo una conferenza. Intitolata, quando tornerà Dio, come gli dirò che ho fatto sto gioco? Si è accesa la luce. Deve essere importante. Non lo so. Raga, quest'uomo ci sta ignorando. Ci sta assolutamente ignorando. No, basta. Senti, non è che esiste un tasto segreto che noi abbiamo skippato. Allora, è che io non voglio... No, da quant'è che sta così? Non lo so. Abbiamo finito lo spazio su C. No. No, questo è Dio che si è rigirato. No, questa no, questa no. Guarda quanta cazzo di registrazioni. Buttiamole, porca troia. 33 minuti. No, abbiamo registrato solo... No, l'uomo stella, no! Non lo riapriremo mai più, ma vaffanculo il documentario. Non voglio vedere più niente nella vita. Tu ti rendi conto che abbiamo buttato un'ora e mezza della nostra vita? L'uomo stella era una delle cose più belle che avessi mai visto. Tu la devi prendere con OBS che non segnala le cose. C'ho 45 mega. Sì, ma svuotala quella cartella, ci saranno i gameplay dell'anno scorso. No, non è vero. Come no, è una lista di file che fa paura. Porca puttana, guarda là. Questo abbiamo registrato ieri. Questi sono file da 20 mega, non c'è niente. Questo abbiamo fatto mo, il texto. Fai pulizia per questo. Ti giuro su Dio, stando su Trash ci avranno solo... Ci avranno 2 ore di senza video, non me ne frega un cazzo. Ci mettiamo tanto e Trash. Su Trash avranno 2 ore di questa roba. Dobbiamo ricominciare da capo. Tu sei scemo in culo. Io non lo tocco mai più nella vita. Mai più nella vita. Mai più proprio. Però se hai giocato 2 ore non puoi fare rimborso. Ma chi me frega un cazzo? 5 euro. Cioè mi stai costringendo a comprarlo per giocarci da solo? No, io non gioco mai più. Cioè ragazzi, abbiamo perso l'uomo stella. Quella cosa. Lo sai perché? L'hanno vista 4 persone. La... Oh... Perché ho scaricato il text 2 ieri. L'altro ieri. E ho 40 giga di text 2. E non c'avevo più spazio. Ah beh, però cancella un po' di gameplay vecchi perché ci stanno... Tutti sti cyberpunk vanno torti. Il cibo va torto, il pasticciotto va torto. Raga, abbiamo cagato. Oggi abbiamo proprio cagato.
perché sto gameplay montato bene era da spaccarsi in due, era da spaccarsi in due, non troveremo più un gioco così. Prendetevela con Redez il conservatore. Non è mai successo, eh? Doveva succedere questo gioco qua, capito? Stop.